Ciao! Allora, manco da un po' di giorni, non so esattamente bene quanti giorni, ma manco da qualche giorno. Niente, prima di farvi vedere le due scemenze che ho comprato, è doveroso intanto che io dia il benvenuto alle nuove iscritte. Yeah! Ciao, nuove iscritte! Secondo, devo ringraziarvi e qua mi imbarazzo un pochettino. Perché io in un momento di sfogo ho scritto su Facebook una cosa, perché mi capita spesso e volentieri di essere sola, e ho scritto una cosa su Facebook, per cui lasciamo capire che, ecco, che non sto vivendo un momento particolarmente facile, anzi, oggi ancora non è successo niente. Probabilmente, fra un pochettino, mi cade il lampadario in testa. Niente, praticamente vi devo ringraziare perché siete state, io come al solito, la telecamera, invece di aggiustarla prima, la aggiusto dopo. Niente, ragazze, siete state commoventi, veramente come, lasciando stare proprio tutti quanti i messaggi, cioè sotto questo sfogo che manco io so perché l'ho scritto, non lo so veramente. Niente, i giorni successivi sono quelli che mi hanno un po' più emozionata, cioè ma proprio molto spiazzata, solitamente. Lasciando stare mia madre, ecco, che è l'unica al mondo, vabbè, la mia famiglia, mamma, papà, mio fratello e mio marito, qui nessuno mai, né che gliene freghi poi così tanto, ecco, cioè, non gli viene il pensiero di dire viva e morta, sta male, sta bene, probabilmente chi mi conosce bene può anche capire, magari da qualche mezza parola, che io non ho avuto giorni facilissimi, giorni semplici, ma non gliene sta fregando assolutamente niente, non provo rancore, niente, perché ognuno giustamente si fa la propria vita, ma essendo io in quest'ottica dell'ognuno si fa la propria vita, non sono abituata a queste attenzioni, a tutti questi pensieri. Ne parlavo l'altro giorno tramite WhatsApp con Gabriella, che è sempre quella di Nate Fashion, eh. Ho quasi paura a nominare sto Nate Fashion io adesso. Ho proprio paura. E chi si vuole offendere questa frase si offenda, che veramente quell'episodio è caduto in una giornatina per me al bacio. Niente, parlavo con Gabriella che mi continuava a chiedere come va, cioè lei tutti i giorni come va, come va. E ho detto, guarda, io sono particolarmente, cioè mi emoziona sta cosa, ma perché io non ci sono abituata alle persone che hanno questo pensiero di sapere come sto. Ecco, cioè, non che la gente di me se ne freghi, perché probabilmente sono pure io così con gli altri, però non ci sono abituata, quindi mi ha lasciato molto spiazzata. I primi messaggi mi hanno spiazzato un pochettino, poi no, mi hanno stupita, poi a lungo andare mi hanno spiazzata, quindi io vi devo ringraziare perché siete state dolcissime, dolcissime, veramente. Mi è salito il diabete, quindi è colpa vostra. Niente, grazie, grazie, grazie. Questa è la dimostrazione che nonostante le donne tendano a dare tanti calci e ricevere tanti calci, alla fine l'amicizia femminile, come non solo esiste, come se esiste. Evviva l'amicizia femminile, io sono una che crede nell'amicizia femminile un po' meno quella maschile, perché come mi capisce una donna non mi capirà mai un uomo, che poveraccio, c'ha i suoi limiti, e quindi no, non è che sì, c'hai i suoi limiti, no, 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 non voglio fare la diplomatica, sì, gli uomini hanno dei limiti eppure belli grossi, ma proprio poveracci, e non lo capiscono, e quelle però non lo capiscono, loro hanno ragione, sanno tutto, 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 e non capiscono niente. Non dimmela questo, no, quello che voglio dire è come mi può capire una donna, come una donna capisce un'altra donna, un uomo, poveraccio, non ce la farà mai, perché non è un uomo, perché è uomo, ecco, non, va bene, grazie ragazzi, siete, veramente mi avete spiazzata, spiazzata al 100%. Ora, siccome io devo reagire, perché non è possibile che io stia sempre giù, è perché i video sono quelli, il canale YouTube è quello che mi ha fatto risollevare da un momento particolarmente buio, che io ho cominciato a fare video perché ero molto, molto triste, molto, molto giù di morale. Io ho cominciato a fare video per questo, per cui niente, ho finito di lavorare poco fa, lavorare, fare beneficenza praticamente, poco fa, e quindi per reazione ho deciso di fare un video. Volevo caricarne uno che ho fatto qualche giorno fa, ma a questo punto lo carico chissà quando.
caricherò questo prima perché io volevo prima ringraziarvi perché siete state veramente carine. No, di più che carine, uniche, uniche. Io nel piccolo sfogo ho scritto che siete tra i miei pochi gioielli, il che è vero, perché con alcune che è un po' più su Facebook che su YouTube. Su YouTube sì, me li ricordo alcuni nick, però su Facebook mi ricordo di più perché c'è la fotina, ecco, con un'immagine più, una memoria più visiva che di altro. E in momenti in cui io mi sento un pochettino sola, un pochettino giù, vedere che apro Facebook oppure mi arriva una notifica al telefonino, perché certe volte dimentico l'account Annalisa Superstar nell'applicazione del telefono, mi arrivano continuamente notifiche, ragazze che mi mandano messaggi privati, che mi scrivono in bacheca ci manchi e vedo pure i mi piace in questi mi manchi, beh, mi fa molto molto piacere. Vuol dire che in qualche modo se sono riuscita a seminare qualche scemenza, qualcuno l'ha pure colta. Grazie, grazie, ve lo devo dire. Allora. Niente, siccome ero particolarmente giù l'altro giorno, venerdì, stranamente venerdì pomeriggio ho finito molto presto, ho deciso di regalarmi un tour di shopping. Ultimamente ho dovuto mettere dei soldi da parte, non ho comprato assolutamente niente per me, per la casa, ovviamente sì. Niente, ho detto, ma basta, mi sparo un po' di soldi in qualche cosa. Sono andata, ero indecisa se andare al forum, che è un centro commerciale. Qua a Palermo ce ne sono quanti centri commerciali? Ho perso il conto di quanti ne abbiamo, 4? 1, 2, 3, 4. Però il forum rispetto a dove ero, perché stavo lavorando, rispetto a dove ero mi veniva un po' di stantuccio. Allora ho detto, beh, allora posso andare al Poseidon. Pure il Poseidon mi va perché dovevo mettermi in autostrada. Stava piovendo, ho detto evitiamo anche perché poi venerdì sera era cena fuori, quindi volevo evitare. Alla fine sono andata per la millesima volta al Concadoro, che mi viene di passaggio, dipende dove vado, mi viene proprio di passaggio. Quindi vado al Concadoro, sono andata al Concadoro. Sto sviluppando una simpatia incredibile per la Compi perché finora avevo sempre snobbato. È da un po' di tempo che invece mi fa molta simpatia, da quest'estate. Vi dirò, ha un po' cosa da signora. Però se, secondo me se si scava bene qualcosa di carino si trova. Tra l'altro ho comprato un regalo a mio marito che ha voluto andare alla Compi, io ho comprato un regalo, mi sono fatta la tesserina, quella raccoglie i punti e quindi mi mandano pure gli SMS e quindi ora so tutte le promozioni loro, le so. Niente, però là non ho comprato niente, ho preso un maglioncino da... Ahia, mal di schiena ragazze, sono stanca. Ho comprato un maglioncino da Zara che però ho lavato e non vi faccio vedere ma è bordeaux banale. Ho comprato da The Zenith, lo sto levando perché ora devo fare vedere perché l'avevo messo. Queste ciabattine, ma sono troppo carine, mi piacciono da morire. Leopardato col bordeaux. Quest'anno io ho capito se io sono un po' il bordeaux, eh. Tra l'altro le mie ciabattine stanno bene, sono perfettamente abbinate al maglioncino Zara che ho comprato. Sono troppo carine. Il grande difetto è che si è praticamente a piedi a terra, né più né meno. Mi devo rimettere la ciabatta, scusate. E poi sono a misura unica. Tenete conto, io ho 39 e mi stanno al limite. Io sono un 39 perfetto e mi stanno al limite. Quindi io deduco che chi abbia 40 di piede non le può prendere. E chi ha 35 neanche. Che no, secondo me sono. Ecco, calzano io un 38. Quindi se avete più di 38, questo lo prese 6,90 da Zenith. Ho visto che Zenith hanno maglioncini carini, ma. Però alla fine sono uscita per fare spese folli e non ho preso niente, chissà di che. Anche perché questo genere di shopping non è che mi ha aiutato molto. Solitamente lo shopping a me mi risolleva veramente tanto, non mi ha risollevato molto. Non è perché mi stavo pure diluviando. Con un po' di stupore, ho visto che in un negozio che c'è dentro il centro commerciale la Concadoro, che in realtà c'è pure, come si chiama la strada? Via Ugo La Malfa, che si chiama Casa Crea me lo ricordo, perché quando mi sono sposata ci andavo ogni tanto, che è un negozio che vende mobili, articoli, componenti d'arredo, hanno Yankee Candles e Mille Fiori. Ora, Mille Fiori io la reputo vergognosamente cara, più cara di Yankee Candle che cara. Quindi non ho mai provato niente Mille Fiori. Ogni tanto Mille Fiori, se vi interessa, si vede su Privalia, saldi privati, Buy VIP, questi qua ce li hanno sempre. Però niente, sono andata lì. Il
in preda alla smania di volere comprare qualche cosa, che però siccome tendo a puntare al risparmio, da un po' di tempo che devo puntare al risparmio, quindi alla fine non è che abbiamo un po' dove. Comunque mi sono sparata sti soldi in questi quattro, che guardandoli così stanno bene pure insieme. Ok, stanno proprio bene insieme. Il primo per me è canonico, perché ormai non posso farne a meno, perché mi piace da impazzire. Infatti in questo momento in casa c'è questo odore perché l'ho acceso stamattina e poco fa. Quanto mi piace, ragazzi, che è il clean cotton. Ma l'ho detto che sono i dischetti da mettere nel diffusore. Sono i dischetti che si mettono nel diffusore. Tenete conto che io con un dischetto lo taglio, lo divido 5-6 volte. Tutto intero, secondo me, diventa nauseabondo perché è troppo forte. Io lo prendo un pezzettino, proprio lo stacco con le mani, ne prendo un pezzettino. Quindi questo qua per me ormai è canonico e non posso farne a meno. Questo è il mio preferito in assoluto della Yankee Candle, proprio il preferito. Al secondo posto c'è limone, come si chiama? Limone e lavanda, che mi piace pure da impazzire. Al terzo posto c'è invece il Soft Blanket. E questo l'ho comprato per voi, quindi un giveaway. Sì, sorteggio fra qualche giorno, non so quando, un commento a casaccio fra quelli che lasciate qui, magari appena mi ricordo di caricare questo video. No, appena mi ricordo. Quando carico questo video spero di ricordarmi quando mettere una data entro il quale. Non so perché avevo il braccio messo qua dietro. Quindi niente, scriverò tipo giorno X, stop al televoto e quindi viene sorteggiato questo qui. Bisogna avere il diffusore per bruciarlo. Bisogna avere il diffusore, quindi chi lo vince io lo mando. L'ho comprato per voi, devo essere sincera. E ho comprato questo qua, il Soft Blanket, perché mi ricordo che è stato uno dei primi che ho comprato. L'ho comprato in Inghilterra, quindi io ho pure il. Così c'è tipo un legame affettivo con il Soft Blanket, ma proprio. Ecco, io bene il Soft Blanket. Perché vi ricordo le prime cose di Yankee Candle che ho comprato. Quindi questo qua è per voi. Il Soft Blanket sa di coccolino bianco, né più né meno. Infatti io credo che il rossacchiotto non sia messo qua a casaccio, che ci mettiamo, mettiamoci un rossacchiotto, proprio sa di coccolino bianco. Un consiglio per chi lo vince. Intanto non bruciatelo tutto intero perché vi infetta la casa. Vi sono pezzettini, ecco, piccoli pezzettini. Proprio il Soft Blanket dura tanto, dura un casino, quindi piccoli pezzettini, ma soprattutto è potentissimo. Poi ne ho comprati due, che non so neanche io perché li ho comprati, ma devo essere sincera, non lo so perché li ho presi. Intanto li ho presi, mi sa che mi tocca bruciarli. Domani mattina ne bruciano i due. Allora, il primo è vanilla. Ah, ma come si dice vaniglia in inglese? Sapete che sono entrata in crisi l'altro giorno, non sapevo dire vaniglia. È vanilla? No, vanilla? Vabbè, ragazzi, lo dico come l'ho sempre detto, ma credo che io credo di dirlo male. Vanilla satin. In francese c'è vanille satiné. And pure natural plant extract, che è questo qua. Non lo so perché l'ho comprato, perché io odio la vaniglia. Però non sa tanto di vaniglia. Cioè, non lo so spiegare io. Cioè, mi piace, mi continua a piacere. Non lo so perché l'ho comprato. Non lo so, ma ha fatto simpatia l'ho comprato. Tra l'altro, tenete conto che sono entrata là dentro, c'avevo un muso che ma veramente strisciava a terra. Ero proprio. Ragazzi, ero tristissima. Era proprio una scena pietosa. Niente, ho comprato questo qua, vaniglia, alla vaniglia satinata. E l'ultimo che è. Il vero grande mistero su perché io l'abbia comprato e il vero grande mistero su che profumo faccia è questo qua, che si chiama Blissful Autumn. Mizzichina che nome. Blissful Autumn. Che è Bel-Automne, francese, più renato. Questo, allora, nella figurina c'è una pera, una mela, una cosa che io non riesco a identificare. Identificate voi che cavolo è quella accanto alla pera? O foglie. Ma che cos'è? Vi spiego perché è un X-Files questo coso qua. Perché praticamente io continuo a sentire l'odore di pera, ma ne so, cioè io l'ho comprato per pera. Arriva mio marito, dove fa? Alla Big Bubble. Big Bubble? No, non è Big Bubble. Arriva mio fratello.
Mio fratello ha fatto un collegamento più lungo, tipo delle chewing gum che vendevano prima nel tubettino, di quelle belle cariche di zucchero appena ti mettevano in bocca cadevano tra i denti davanti. E poi comunque, similare alla Big Bubble. Ma non continua a dire Big Bubble, io continuo a sentire pera, quindi beh, vi faccio sapere alla fine di che cosa sa e di, e soprattutto che quantità di questo coso si deve bruciare. Va bene, comunque nient'altro, alla fine io ero tutta gasata che avevo preso questi quattro cosetti, ero proprio felice, ma contento di poco. Mi sono preso poi le ciabattine, ero felice per le ciabattine, ecco. Va bene, ovviamente niente trucchi. Sono in fase di niente trucchi, categoricamente niente trucchi. E quindi prima o poi mi ricorderò che detto così, sono proprio pietosa. Mi ricorderò che devo sorteggiare questo qua, quindi questo qua. Se volete, cioè se volete lasciare un messaggio, un commento e non volete questo, fine del commento scrivetelo: no, non lo voglio, non lo voglio, che io rifaccio il sorteggio nuovamente. Oppure non me ne frega niente di averlo, non ho il diffusore, cioè mi mandi questo ma non ho il diffusore. Il diffusore lo vendono al negozio dell'euro, quindi volendo si può comprare, ecco. Ma non me ne frega niente di averlo perché non mi piacciono queste cose. Mettetelo, non lo voglio, punto. Lasciate il commento per quello, per cavolo vi pare, non. Se vi volete scrivere, non mi interessa. Quindi niente, regaletto, pensierino, ino, ino, ino. E niente, grazie ancora ragazze perché siete state veramente proverbiali e in certi momenti avere qualcuno che cioè pensare che qualcuno pensi fa molto bene e riscalda il cuore. Detto questo, sono riuscita a parlare per 16 minuti e 42 secondi mostrando soltanto quattro cosine Yankee Candles. Sono unica. Ciao e che le stelle siano con voi. Spice up your life. Anzi, no, come diceva il buon Paul McCartney, it's getting better all the time. Io questo me lo devo ricordare sempre, sempre. Nell'augurio che non mi cadi il lampadario in testa e che non mi si allaghi la casa stanotte. Cos'altro? Potrei anche prendere fuoco mentre cucino. Nell'augurio che non mi succeda niente di tutto questo, vi auguro un buon fine settimana. Ciao, amiche mie. Ciao.